Scie chimiche, cosa sono e perché tanto mistero da parte delle istituzioni? L'operazione cominciò negli Stati Uniti, nella seconda metà degli anni 90, per poi estendersi al Canada e agli altri paesi della NATO. Questi velivoli lasciano lungo le rotte seguite delle strane scie che generalmente, a differenza di quelle di condensazione, non si dissolvono entro breve tempo, ma persistono nell'atmosfera sino a trasformarsi in nuvole simili a strati. È un fenomeno evidentissimo, abituale, di cui tutti possono rendersi conto semplicemente guardando il cielo in qualunque momento della giornata. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza dell'alta concentrazione di sostanze chimiche, quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio e quarzo. Le conseguenze sulla salute umana possono raggiungere livelli drammatici. La prima protesta ufficiale contro questo fenomeno è arrivata dal Canada nel 1998, quando in seguito ad una notevole presenza di scie anomale, gli abitanti cominciarono ad accusare problemi di salute e vaste aree divennero aride, furono analizzate diversi campioni di terreno, dai quali risultò che essi contenevano una quantità di particolato di alluminio 20 volte superiore al limite indicato per l'acqua potabile. Inoltre, se si fosse trattato di operazione a fin di bene, se ne sarebbe parlato a gran voce.